fa parte di quelle componenti le quali non possiamo assolutamente farne a meno. Portiamo qui anche un grande atleta come Luigi Busala, medaglia d'oro olimpica di Tokyo, e Diana Bianchetti, bicampionessa olimpica che ha diretto per anni un istituto di recupero, perché sappiamo benissimo che grazie alla drogia, soprattutto in fase preventiva, ma spesso diciamo in fase di valutazione di quello che è un infortunio o dei problemi, ci hanno messo in condizione di pianificare al meglio o l'intervento, o nel caso non c'è stato l'intervento, diciamo un'attività che ha messo in condizione l'atleta di centrare i propri obiettivi, soprattutto in termini temporali oltre che agonistici. Avevo dei problemi ai gomiti, sia destro che sinistro, però noi siamo un po' guerrieri, abituati ad andare oltre il dolore, e quindi dovevo fare la qualificazione olimpica e non potevo fermarmi. Mi sono operato e ti devo dire che ad oggi intanto mi è servito per vincere l'oro olimpico, perché l'ho fatto senza dolore e per noi è una cosa grande, ma ad oggi mi ha cambiato la vita perché non ho più problemi, ho recuperato tutta la flesso estensione dell'arto, abbiamo fatto diversi esami, addirittura mi ricordo che con una TAC in 3D abbiamo scoperto veramente dove erano posizionati questi corpi liberi, perché a volte non si vedono e magari con le radiografie normali, siccome adesso la tecnologia fortunatamente è avanti, con questa TAC in 3D abbiamo scoperto che si vedeva benissimo dove erano messi, anche per il chirurgo andarli a rimuovere era molto più semplice. È il primo momento che l'atleta vive quando sospetta un infortunio o quando c'è qualche cosa che non gli permette di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Quello che è importante è che noi medici e i radiologi in quel primo momento siano in grado non soltanto di dare una diagnosi tecnica, ma di poter fornire un quadro completo che sia chiaro e onesto nei confronti del paziente e del suo staff, perché spesso poi l'atleta si sente da una parte spinto dall'allenatore a continuare ad allenarsi perché non hanno magari dato abbastanza importanza al riscontro di un'indagine radiologica comunque diagnostica, e credo che questo poi vada a compromettere veramente l'allenamento degli atleti.